Come la geopolitica e gli attuali conflitti internazionali condizionano la nostra economia? Se ne è parlato nei giorni scorsi all'Aurum di Pescara, nell'ambito del convegno dal titolo L'Adriatico e le imprese abruzzesi, ideato dall'Agivision Hub, una rete di professionisti che fornisce servizi nei campi della comunicazione, della privacy, dell'archivistica e della geopolitica. La perdita del mercato russo, di vitale importanza per il Made in Italy, il costo dell'energia che rischia di aumentare con il conflitto israelo-palestinese, e il problema degli approvvigionamenti delle materie prime, necessarie per alcuni settori trainanti delle industrie italiane, sono stati solo alcuni dei temi trattati dai relatori del convegno, come spiegato da Andrea Attilio Grilli, esperto di geopolitica, titolare di Agivision Hub e ideatore dell'evento. Dal 2022, quindi con il conflitto russo-ucraino, io ed altri ci siamo accorti che le imprese sono state colte di sorpresa, non tutte, ma una gran parte. E questo è dovuto al fatto che la geopolitica, che la disciplina di cui noi vorremmo promuovere per le imprese, era stata considerata una disciplina più teorica. Invece le imprese potrebbero avere vantaggi da avere analisti che li aiutano a comprendere il mondo, a comprendere le dinamiche, anche a prevedere eventuali fattori di caoticità e quindi a pianificare la loro strategia, dall'acquisizione delle risorse di produzione, sia le risorse umane, le competenze, ma anche tutta la parte fiscale, tributaria e giuridica che può aiutare a costruire un piano vincente e quindi a gestire anche gli eventi imprevisti. A proposito di guerre e di eventi imprevisti, dicevamo che le imprese, ma un po' tutto il mondo, non erano affatto preparati a questo scenario geopolitico. Ecco, quali sono i problemi principali che si sono trovati a dover gestire? Prima di tutto, molti settori italiani industriali avevano puntato su aree geografiche, come per esempio tutta l'area russa, che chiaramente per via anche delle sanzioni è stata ridimensionata. In altri casi, per esempio, tutta la via della seta cinese, che in qualche modo è stata bloccata perché passava attraverso l'area balcanica. Attualmente il Medio Oriente va a intaccare sui rifornimenti di gas, più futuri che presenti, perché noi attualmente stocchiamo bene il gas, cioè ci sono una serie di eventi che hanno bloccato proprio il traffico e ce ne sono di futuri, come per esempio il conflitto Indo-Pacifico, che potrebbe bloccare tutto lo stretto di Malacca e bloccare le navi, perché tutte le navi che partono dalla Cina passano dallo stretto di Malacca. Cioè ci sono una serie di fenomeni che stanno rallentando, aumentando il costo delle materie prime, il costo dei trasporti, delle comunicazioni. Quindi le imprese soffrono di tutti questi fenomeni, possono essere gestiti, e questa è la nostra proposta, avendo anche un approccio geopolitico. Per le imprese, per esempio, l'analista può fornire delle analisi preventive e monitorare delle aree dove ci possono essere delle criticità e quindi anticipare alcuni fenomeni e proporre piani alternativi.